Perché praticamente la Russia sta attaccando l'Ucraina. E voi cosa pensate? Che è una cosa non giusta da fare. Per noi essere qua stasera significa qualcosa di importante per accogliere i vari bambini e bambine che arriveranno da un bus che arriverà a breve dalla Polonia, che arriva qua per accogliere tutti i bambini ucraini. Attaccare uno Stato senza che nessuno abbia fatto niente. Per motivi ingiusti. Messaggi di coraggio, di li vorremmo incoraggiare per continuare, per non demoralizzarsi tanto, perché alla fine vengono buono per loro, perché vengono per stare tranquilli, per vivere una vita normale, si spera, in questo stato. Sì, la macchina dell'accoglienza di Soverato parte come ambito, non come comune di Soverato, che raccoglie, diciamo, i 28 comuni dell'ambito del Basso Ionio. Qualche settimana fa è stata fatta proprio un'assemblea dei sindaci proprio per programmare l'accoglienza attraverso l'ambito, quindi avere ricognizione di tutti gli spazi disponibili nei comuni e quindi si è partiti già ad accogliere alcune persone che provengono proprio dall'Ucraina, persone che arriveranno provate da questa drammaticità della guerra. Questi che arrivano oggi sono partiti proprio su iniziativa da una telefonata ricevuta da Domenico Vitale e Daniele Rossi, dove Domenico Vitale si trovava proprio in Polonia al confine con l'Ucraina e quindi ci ha chiesto aiuto di poter accogliere queste persone. Ne arriveranno 20, dove saranno accolti temporaneamente presso l'Istituto Salesiano, e quindi colgo l'occasione anche per ringraziare Don Mimmo, il direttore dell'Istituto Salesiano, che gli darà vitto alloggio per qualche mese a queste persone che scappano dalla guerra. Cominciamo a prendere i bagagli. Нормально. Sono stati bene in viaggio, però è stato un viaggio molto lungo. È stato tutti in tutto il viaggio, gli italiani sono stati molto bravi. Le case tutte rovinate. Sì, sono rimasti tutti, sono rimasti fratelli e mariti, sì, sono rimasti lì a proteggere la terra. Dice che gli italiani sono molto accoglienti. Praticamente dice che lei non si aspettava un'accoglienza del genere, perché è arrivata in un paese che non conosceva, però lo voleva vedere. E l'ha scelto per la calorosità degli italiani. Sono rimasto suo padre e suo zio, perché gli uomini, come sapete bene, non possono partire.
spera che più presto finisce questa cosa e vorrebbe tornare a casa e ricostruire tutto quello che è stato bombardato. Paura è il male. Li dispiace tantissimo per le persone, che sono morte, e ringrazia tanto che li poteva salvare a lei e alla sua figlia. Dice che questo fa molta paura e molta tristezza. Dice che il Puglia non si ferma, che quello ormai non si ferma più. Se non lo ferma nessuno, lui non si ferma più. Dice che bisogna ricostruire tantissime città che sono state rovinate, tantissime persone che rimangono male perché in dolore, perché sono morte troppi bambini, troppe donne che li stanno. Che fa molta paura. Lei è qui con la sua bambina? C'è vaša dočka. Da, c'è moja dočka. Da, sì. I ragazzi più grandi, vas due di te? Troia, ragazzi, altri tre figli sono rimasti lì a combattere. Старший там остався і одної 18 років. È una ragazza pure di 18 anni. Noi abbiamo un presidente molto bravo e speriamo tantissimo che finisce tutto presto e andrà tutto bene. Всі дружні. Всі люди дружні. Noi ci siamo riuniti, il nostro popolo è riunito tantissimo. Abbiamo все скінчилось. Все восстановимо. Dice che facciamo tutto da capo, basta che finisce la guerra. E noi ce la facciamo a fare tutto. Дякую вам. Lei ringrazia tantissimo. Дякую. Наталья. Sono rimasta tutta la famiglia. Sei rimasta tutta la famiglia, marito, fratelli. Dice che il viaggio è stato buono, che le persone li trattavano molto bene. Polacchi, pure qua in Italia. Quando sono appena arrivati in Italia li hanno aiutato molto, gli hanno dato da mangiare, bambini, le cioccolate, tutto quanto. Poi quando si fermavano magari per fare un po' di pausa, c'erano sempre le persone che aspettavano loro con le pizze, con le bibite, col mangiare. Ми надіємося, що в нас дуже швидко закінчиться війна. Loro stanno sperando che questa guerra finisce prima possibile. І ми вернемося додому. І loro tornano a casa. Non ci ho tremato. Non lo so dov'è, c'è la mattina. È una Tiguan. Onestamente perché volevo dare una mano. Cioè non c'era nessun'altra idea dietro, altro che guardando il telegiornale mi sembrava giusto di dare una mano a chi sembra abbia bisogno di ricevere un aiutino. E si vede la tristezza e la paura che questa gente ha negli occhi, perché vengono da posti dove hanno sentito le sirene per 3-4 settimane di fila, bombardamenti, hanno visto persone morire, hanno visto amici morire, hanno i mariti, i ragazzi, i fidanzati sul fronte, e quindi si vede il terrore. Si vede la felicità quando passano il confine, poi arrivano nel centro rifugiati dove capiscono che la loro vita è cambiata e quindi la tristezza scende giù, quindi il lavoro principale è quello di far uscire dai centri rifugiati, e quindi per questo abbiamo preso l'autobus per farli portare qui. Ma ci sono, onestamente come me, ce ne sono centinaia di ragazzi da tutta Europa che stanno arrivando per aiutare, quindi speriamo che si spostino velocemente un po' tutti. C'è della speranza in loro? Sì, più che speranza c'è la dignità del futuro e del loro passato, quindi io penso che sanno che la loro vita ritornerà, è bisogno di tempo e vogliono viverla qui con dignità, non vogliono assistenza, vogliono trovare lavoro nel frattempo, vogliono trovare, logicamente all'inizio spero che i governi vari, i sindaci vari, prefetture varie li aiutino per quello che deve essere l'aiuto di un rifugiato che entra in un paese legalmente, e quindi sì, la speranza c'è. No, sapevo di trovare sicuramente una situazione strana, ma fin quando si arriva lì e sentono gli odori e si sentono, non si può capire, onestamente. E quindi sarà sicuramente una cosa che mi porto dentro, che spero mi migliori come persona, se riesco. Sì, qui grazie a Daniele Rossi, che è il presidente della Camera del Commercio, che mi ha messo in contatto poi con altre persone, soprattutto il sindaco di Soverato
a Daniele, un altro Daniele Vacca, che è stato, devo dire, l'unico sindaco che ha risposto, non solo che ha risposto, l'unico sindaco che sta facendo il suo lavoro istituzionale, perché mi sembra che anche il sindaco di Catanzaro abbia il dovere di rispondere a questa cosa, ma non gliene frega niente, no? Quindi, vabbè. Ed è una vergogna, devo dire la verità. Comunque, però sì, non lo so, io ho organizzato questa perché, tra parentesi, sono stati tanti amici sia di New York che italiani, anche di qui, che hanno contribuito a prendere questo autobus, perché costano tanti soldi. Io raccomando a tutti consiglio a tutti di fare delle collette, mettere insieme un po' di soldi, se mi vogliono chiamare per dargli consigli, abbiamo i numeri della Protezione Civile Italiana che è sul posto lì in Polonia, che sono eccezionali, e loro poi possono fare quello che si può fare. Non c'è eroismo nel farlo, gli eroi veri sono questi bambini che escono da qui e speriamo che non abbiano traumi per il resto della loro vita. Il resto possiamo solamente andare a toglierli da davanti.